in occasione di San Giuseppe e per dare il benvenuto alla primavera, a Benafro organizzano dei falò, ma ovviamente nel comune, ai confini con la Campania, non possono mancare le zeppole tradizionali. Andiamo a vedere. Andiamo adesso in Basso Molise, siamo a Termoli, dove i festeggiamenti per San Giuseppe coinvolgono tutta la comunità, dalle famiglie alle parrocchie, e ogni anno si rinnovano gli allestimenti dedicati a San Giuseppe. Vediamo. La sera del 19 marzo a Santa Croce vengono allestiti i tradizionali falò di San Giuseppe, vengono chiamati marawash, una parola di origine albanese che forse è anche etimologia greca, e sono appunto i fuochi che vengono organizzati dai ragazzi che hanno deciso di mantenere questa antica tradizione e di portarla avanti. Vediamo. Thank you.
Andiamo ora invece a vedere a Riccia come si preparano per San Giuseppe. Si cucina il giorno prima, il piatto tipico è il baccalà pastellato. Nel 2014 siamo andati a casa di una signora che ci ha fatto vedere proprio come si prepara e ci ha raccontato che anticamente il baccalà pastellato veniva offerto ai poveri del paese. Adesso invece viene offerto ai turisti che arrivano a Riccia per la festa di San Giuseppe. Andiamo a vedere. A Lupara la festa di San Giuseppe coinvolge tutto il paese, dai più anziani ai più giovani, ma soprattutto le donne si rimboccano le maniche, con un quintale di farina preparano la cosiddetta scarpella, un pane tipico che viene preparato il giorno prima e distribuito poi l'indomani da parte dei più piccoli a tutto il paese, un rito antichissimo che si rinnova di anno in anno. Noi abbiamo seguito negli anni precedenti tutta la preparazione e ora vi portiamo con noi, arrivederla. Andiamo ora a Jelsi, il piccolo borgo in provincia di Campobasso, vediamo come lì si preparano per festeggiare San Giuseppe. Thank you.
Grazie amici telespettatori per averci seguito, la nostra puntata speciale di Viaggio Molise finisce qui, ma vi ricordiamo che potete continuare a seguirci sui nostri canali 11 per il Molise, 96 per l'Abruzzo, 880 per gli amici del Lazio e ovviamente sul nostro sito www.telemolise.com e sui nostri canali social YouTube, Facebook, Twitter e Instagram.